Eh sì, assolutamente. Insomma, abbiamo dominato in lungo e in largo la partita e abbiamo trovato di fronte a noi uno straordinario Seculin che ci ha precluso di chiudere la partita con quattro interventi di portiere di alto livello, qual è? Lo sapevamo. E non abbiamo anche concesso niente, sono stati bravi nell'unico cross che hanno effettuato, vano la. Ci ha fatto gol, però insomma io ho poco da rimproverare alla squadra perché sinceramente la squadra ha dominato il campo, ha dominato il gioco, ha avuto la palla praticamente per la totalità della partita e ha creato tante situazioni estremamente pericolose. Quindi insomma dispiace per il pareggio, ma allo stesso tempo sono contento e fiducioso perché sul campo la squadra c'è stata e c'è stata veramente bene. No, c'era rabbia, c'era dispiacere perché è chiaro che tutti quanti, tanto l'avete vista voi, ma è quello che hanno vissuto i ragazzi, hanno dominato una partita, hanno creato tanto, hanno concesso pochissimo e usciamo con un pareggio e quindi c'era dispiacere. Allo stesso tempo, tutti quanti abbiamo subito ribadito che questa rabbia deve essere sprigionata poi per Gubbio per fare ancora qualcosa in più e raggiungere delle vittorie, però dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo perché la squadra è viva, voleva vincere fino all'ultimo secondo, ha giocato molto bene sul campo e non era scontato perché davanti avevamo un avversario che nelle ultime partite aveva messo in difficoltà tutti gli avversari e noi sinceramente anche i ragazzi della Pistoiese sono venuti da me a farci i complimenti dicendo abbiamo fatto tra virgolette una rapina, quindi è chiaro che nei nostri c'era tanto dispiacere, in quelli della Pistoiese c'era la consapevolezza di aver strappato un punto ma che sul campo non avrebbero meritato. Ma a volte le partite sono anche figlie degli episodi, cioè, purtroppo ve l'ho detto anche quando era successo in precedenza, il problema sarebbe se la squadra non creasse e concedesse tanto, ma nel momento in cui crei molto e trovi un portiere che ti fa quattro interventi miracolosi, perché quello su Jacoponi nel primo, il tiro su Malotti, il colpo di testa di Azio Osmanovic e il doppio intervento su D'Andrea. Quelli sono interventi perché davanti a noi abbiamo trovato un portiere molto forte che conosco benissimo perché è passato dal settore giovanile della Fiorentina e che so che tra i pali è molto bravo, però complimenti, complimenti a lui perché è un valore, ma noi possiamo rimproverarci poco per quello che abbiamo espresso sul campo. Certo, il campionato è un campionato estremamente equilibrato, basta guardare anche il risultato di oggi, sono tantissimi pareggi perché sul campo regna l'equilibrio e quindi anche gli episodi possono essere decisivi, però nell'ultimo momento questo è il terzo risultato utile consecutivo, diamo continuità alle nostre prestazioni e soprattutto anche i nuovi stanno inserendosi benissimo perché oggi sul campo abbiamo visto giocare bene il Teramo, quindi e abbiamo ancora margini di miglioramento e di inserimento, però insomma sono contento e soddisfatto perché continuando a giocare così è chiaro che possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Sì, diciamo che è stato un po' l'intervento che ho fatto
alla fine del primo tempo, nel senso che ci sono state tantissime situazioni in cui la loro linea difensiva era in difficoltà anche nei movimenti, e quindi se l'avessimo attaccata un po' con i tempi giusti, leggendo meglio il compagno e la palla, potevamo ancora creare molto di più rispetto a quello che abbiamo creato, e a inizio secondo tempo lo stavamo facendo molto bene, però non penso sia mancata la cattiveria. È chiaro che ogni tanto le scelte si possono sbagliare nell'emotività della gara, però insomma sono soddisfatto. È chiaro che lì possiamo migliorare ancora di più per tirare ancora di più in porta. Invece mister, nelle azioni da calcio d'angolo ho notato che siete migliorati molto, perché pure lo schema di oggi, anche sì, altre occasioni che avete creato, da quel punto di vista sei soddisfatto dei miglioramenti? Sì, no, ma oggi è venuto su una lettura di superiorità numerica alla bandierina e ci siamo mossi con i tempi giusti anche saltatori, ma eravamo stati pericolosi. Successivamente siamo stati pericolosi anche con Jacoponi, dove ha fatto la parata a Seculin. È chiaro che ora, anche andando a saltare, lo schema conta, ma conta soprattutto chi mette la palla e soprattutto anche i saltatori. E oggi riempivamo l'area con giocatori che sono abili nelle traiettorie aeree, perché D'Andrea non è altissimo, però è un giocatore che ha tempo. Kodromaz, Soprano, Jacoponi, Rossetti sono giocatori che hanno grande struttura e sono bravi nel gioco aereo, quindi quella per noi è una soluzione in più per creare pericoli, e se lo fanno come l'hanno fatto stasera è chiaro che poi possiamo anche indirizzare delle partite. No. Sarà squalificato. È chiaro che quando sei in diffida e giochi insomma ogni 3 giorni, purtroppo poi arrivava il cartellino, però insomma, detto questo, ho una rosa che mi permette di scegliere al di là delle squalifiche o dei possibili infortuni, quindi ora la rosa è più profonda, e soprattutto alla terza partita in una settimana dovremo valutare chi starà bene, perché a Gubbio sarà un'altra partita difficile, importante e quant'altro, e quindi dobbiamo pensare a recuperare bene per cercare di continuare a giocare con grande intensità, cosa che avevamo fatto anche stasera.